Benvenuti a Mezz'ora con Elena Blavatsky, ottava puntata, rubrica a cura di Roberto Romiti. Ok, mezz'ora con Madame Blavatsky. Numero 8. Oh, chiarisco che le domande sono mie, le risposte sono sempre di Madame Blavatsky, quindi le leggo. E non essendo un attore, posso avere qualche inciampo, tentennamento. Avrei potuto chiedere all'amico voce suadente, non so, Massimo Citro Columbro, più attore, ma non so se avevo nel tempo di affrontare questa trasmissione. Oggi cominciamo con un argomento molto italiano, che riguarda tutto il mondo, ma noi italiani siamo specializzati. La prima domanda che io faccio a Madame Blavatsky è: cos'è il potere del malocchio? Risposta. Significa che la persona che ha il malocchio possiede un enorme potere plastico dell'immaginazione, operante involontariamente e messo così incoscientemente al servizio di un cattivo uso. Uno iettatore, cioè colui che è dotato del malocchio, non deve essere nemmeno immaginativo o avere delle cattive intenzioni o dei cattivi desideri. Può darsi che sia semplicemente un amante di spettacoli sensazionali come delitti, esecuzioni, incidenti. Quindi basta che guardi un telegiornale al giorno, gli viene il medico d'intorno. Dice Elena, può darsi che egli non pensa a queste cose quando il suo occhio cade sulla vittima. Per chiudere l'argomento ribadisco che il più importante passo in occultismo è quello di imparare ad adattare i vostri pensieri e idee al vostro potere plastico. Qui siamo nel 1888. Domanda. I materialisti scientifici affermano che niente rimane dopo la morte, che il corpo umano si disgrega nei suoi elementi costitutivi e che ciò che si chiama anima è soltanto una temporanea coscienza di sé, un risultato completamente secondario all'azione organica che si dissolve come un vapore. Come rispondere? Blavatsky. Se sono incrollabilmente convinti di ciò che affermano, per essi non ci sarà vita cosciente oltre la tomba. Becca de Webb. Domanda, ma se la regola è che la coscienza umana di sé sopravvive dopo la morte, perché ci sarebbero delle eccezioni? Blavatsky, non ci sono eccezioni possibili ai principi fondamentali del mondo spirituale, ma ci sono delle regole per quelli che vedono e delle regole per quelli che preferiscono restare ciechi. Semplicemente, avendo ostinatamente negato da vivo la continuazione dell'esistenza oltre la tomba, sarà incapace di averne coscienza dopo la morte. Le sue facoltà spirituali, atrofizzate durante la vita terrestre, non potranno svilupparsi ed egli resterà cieco, fa tutto da solo. La distruzione o l'annientamento post-mortem di una personalità cancellata da una lunga serie di vite non causerà il più piccolo cambiamento nell'ego divino spirituale. Esso resterà sempre lo stesso ego, solo che invece di sperimentare il Devachan, semplifichiamo paradiso, si reincarnerà immediatamente. Domanda. Ma se il mio ego
dopo la distruzione del mio corpo è immerso in uno stato di incoscienza completa, come potrebbero essere puniti i peccati della mia vita passata? Blavatsky. La nostra filosofia insegna che la punizione karmica raggiunge l'ego solo nella prossima incarnazione. Dopo la morte, egli riceve solamente la ricompensa dovuta alle sofferenze immeritate che ha subito durante la sua ultima incarnazione. La punizione dopo la morte, anche nel caso del materialista, consiste dunque nell'assenza di ogni ricompensa e nella perdita completa della coscienza, della felicità e del riposo. Il karma è il figlio dell'ego terrestre, il frutto delle azioni dell'albero della personalità oggettiva, visibile per tutti, nonché il frutto dei pensieri e anche di tutti i disegni dell'io spirituale. Ma il karma è anche una tenera madre che cicatrizza le ferite da essa inflitte durante la vita precedente, prima di ricominciare a torturare l'ego infliggendogliene di nuove. In sintesi, l'ego riceve sempre secondo i suoi meriti. Dice ancora Elena, la morte è un sonno. Dopo la morte si svolge davanti agli occhi spirituali dell'anima una rappresentazione in conformità di un programma imparato e molto spesso da noi stessi inconsciamente redatto. E molto spesso da noi stessi inconsciamente redatto. Un metodista resterà metodista, un musulmano resterà musulmano, almeno per qualche tempo. È in un perfetto, stupido paradiso che ognuno ha creato e fatto da sé. Un perfetto, stupido paradiso che ognuno ha creato e fatto da sé. L'ego spirituale dell'uomo si muove nell'eternità come un pendolo che oscilla fra le ore della nascita e della morte. Dal nostro punto di vista, ciò che costituisce la sola realtà durante il periodo di questo pellegrinaggio, chiamato il ciclo delle rinascite, sono le ore della vita post mortem, quando, privato del corpo, egli si trova faccia a faccia con la verità e non come i miraggi delle sue esistenze transitorie e passeggere. Questi intervalli, malgrado i loro limiti, non impediscono tuttavia all'ego, che si perfeziona sempre, di seguire gradatamente e lentamente il suo cammino senza deviare, fino alla sua ultima trasformazione dove, arrivato alla meta, l'ego diventa il tutto divino, tutto maiuscolo in grassetto. Siamo nel 1889. Oh, questi numeri, oggi siamo all'otto, ognuno è indipendente, non c'è una logica, non c'è un filo di programma, quindi io posso saltare da un posto all'altro, così anche la mente salta ad ostacoli. Perché adesso la domanda è, la teosofia è una religione? Blavatsky. Assolutamente no. La teosofia è conoscenza o sapienza divina, o sapienza degli dèi, o genealogia degli dèi. La parola teos significa un dio in greco, cioè uno degli esseri divini, e non già dio nel senso che noi diamo oggi a questa parola. Perciò la teosofia non è la sapienza di Dio, come viene tradotto da alcuno, ma scienza divina, ossia degli dèi. È un termine vecchio di molte migliaia di anni, che ci perviene dai filosofi di Alessandria, chiamati amanti della verità, filaleti, quindi amanti della verità. Il nome teosofia, data dal III secolo dell'era nostra, ebbe inizio con Ammonio Sacca e i suoi discepoli,
che fondarono il sistema teosofico eclettico. Domanda: qual era l'obiettivo di tale sistema? Elena: anzitutto di inserire certe grandi verità morali nei discepoli e in tutti gli amici della verità. Da ciò deriva il motto adottato dalla società teosofica: non vi è religione superiore alla verità. Non vi è religione superiore alla verità. È il motivo per cui per diversi decenni sono stato iscritto alla società teosofica, mantenendo la mia libertà di pensiero, pur essendo diventato presidente di due importanti gruppi teosofici, probabilmente per mancanza di alzata di mano di altri, ma mantenendo la mia libertà di pensiero e di critica. Non vi è religione superiore alla verità. Domanda: si dice spesso che siete dei buddisti esoterici. Siete dunque seguaci di Gautama Buddha, che è l'ultimo, che Buddha non è un cognome. Roberto Romiti. Romiti. No, è uno stato di coscienza, come Cristo. Lo stato di coscienza buddico, cristico, per cui Gautama è il nome, tra i vari nomi che aveva, dell'ultimo, sembra 500 a.C., più o meno, adesso non ricordo. Siete dunque seguaci di Gautama Buddha? Risposta: non lo siamo, più di quanto i musicisti siano tutti seguaci di Wagner. Alcuni di noi sono buddisti per religione, ma molto più numerosi sono gli indù e i bramani, e più sono gli europei e gli americani cristiani per nascita che i buddisti per conversione. L'errore è nato dal non aver compreso il vero significato del titolo dell'eccellente opera di Sinnet, Buddismo esoterico, che doveva scriversi con una sola D invece che con due. Perché buddismo con una D, Atma Buddhi Manas, avrebbe così significato ciò che veramente voleva dire, ossia semplicemente culto della saggezza, da Bodha, Bodhi che è intelligenza, sapienza, anziché buddismo con due D, che è la filosofia religiosa di Gautama. Domanda: qual è allora la differenza tra buddismo con due D e teosofia? Blavatsky: la stessa differenza che passa tra gli insegnamenti segreti di Cristo, chiamati i misteri del regno dei cieli, e il ritualismo e la teologia dogmatica delle chiese e delle sette. Buddha vuol dire illuminato, in virtù di Buddha, intelligenza o saggezza. Questa allungò le sue radici e i suoi rami fra le dottrine esoteriche che Gautama impartì solamente ai suoi arahat scelti, ai suoi iniziati. Domanda: ma non è forse l'etica della teosofia identica a quella insegnata dal Buddha? Insisto, cappuccino e brioche, cappuccino e brioche. Blavatsky: certamente, perché tale etica è l'anima della religione e saggezza, ed era, una volta, proprietà comune degli iniziati di tutte le nazioni. Ma il Buddha fu il primo ad incorporare questa etica superiore nei suoi insegnamenti pubblici, facendone la base e l'essenza stessa del suo pubblico sistema. In questo appunto consiste l'immensa differenza fra il buddismo esoterico, esterno, ed ogni altra religione, poiché mentre nelle altre religioni il ritualismo e il dogma tengono il primo e più importante posto, nel buddismo è l'etica che è sempre stata posta in primo piano. Questo spiega la rassomiglianza che rappresenta quasi l'identità tra l'etica della teosofia
è quella della religione del Buddha. Ah sì? E allora io domando: credete voi in Dio o in un Dio? Blavatsky. Ciò dipende da quello che intendete con tale termine. Io ci provo a intendere. Domanda: intendo il Dio dei cristiani, il padre di Gesù, il creatore, il biblico Dio di Mosè, detto in poche parole. Blavatsky. Noi non crediamo in un simile Dio. Respingiamo l'idea di un Dio personale o extracosmico e antropomorfico, che non è che l'ombra ingigantita dell'uomo e nemmeno del migliore. Il Dio della teologia, noi diciamo e possiamo provarlo, non è che un cumulo di contraddizioni ed una impossibilità logica. Non abbiamo quindi nulla a che fare con lui. L minuscolo. Io dico, ma alcune ragioni ragionevoli? Blavatsky. Ve ne sono molte e non possiamo fermarci su tutte. Ne esporrò alcune. Questo Dio viene considerato dai suoi devoti come infinito ed assoluto. Ma se infinito, ossia illimitato e specialmente assoluto, come può avere una forma ed essere il creatore di una qualsiasi cosa? La forma implica limitazione ed anche un principio ed una fine, e per creare l'essere deve pensare ad un piano. Come pensare che l'assoluto possa pensare? Ossia avere un qualsiasi rapporto con ciò che è limitato, finito e condizionato? È un'assurdità, sia dal lato filosofico che da quello logico. Perfino la Cabala ebraica non ammette una simile idea e fa dell'unico assoluto principio della divinità una unità infinita chiamata Ein Sof. Domanda: ma allora siete degli atei? Risposta: no, a parer nostro, a meno che l'epiteto di ateo si applichi a coloro che non credono in un Dio antropomorfo. Noi crediamo in un principio divino universale, alla radice del tutto, da cui tutto procede e in cui tutto sarà riassorbito alla fine del grande ciclo dell'esistenza. Replay. Noi crediamo in un principio divino universale, alla radice del tutto, tutto maiuscolo, da cui tutto procede e in cui tutto sarà riassorbito alla fine del grande ciclo dell'esistenza. Domanda. Questa è l'antica, molto antica teoria del panteismo. Se siete panteisti non potete essere deisti, e se non siete deisti dovete quindi essere atei. Blavatsky. Necessariamente no. Il termine panteismo è anch'esso usato abusivamente al pari di tanti altri, il cui vero e originario significato è stato distorto dai ciechi pregiudizi e da punti di vista unilaterali. Quando parliamo della deità e la diciamo identica alla natura, noi intendiamo la natura eterna increata, e non, come molti fanno, un aggregato di ombre evanescenti e di realtà finite. Lasciamo che i compilatori di inni sacri chiamino il cielo visibile il trono di Dio e la nostra terra di fango il suo sgabello. La nostra deità non sta né in un paradiso né in un particolare albero o monte.
Essa è dappertutto, in ogni atomo del cosmo, visibile ed invisibile. Entro, sopra, intorno ad ogni indivisibile atomo o divisibile molecola. La chiamerei fisica quantistica. Domanda. Ma il vostro assoluto pensa? Risposta. No, non pensa, per la semplice ragione che esso è il pensiero assoluto stesso. Leggete il superbo poema cabalistico di Salomone ben Jeudan Gabirov nel Keter Malchut e comprenderete. Dice il testo, al di là di che cosa, del nome. Tu sei uno, la radice di tutti i numeri. Tu sei uno e nel segreto della tua unità gli uomini più saggi si perdono perché non la conoscono. Dice ancora Gabirov. Tu sei uno e la tua unità non è mai diminuita né mai estesa e non può essere cambiata. Elena, in breve, la nostra deità è il costruttore che incessantemente evolve, non crea l'universo. E questo universo si sviluppa dalla sua propria essenza, non è fatto. Mi viene in mente alcune conclusioni di Federico Faggin, di cui avrò tra qualche tempo da parlare da fisico a fisico, evidenziando un suo limite di incompetenza. Vedremo amorevolmente, amichevolmente, ho anche letto tutti i suoi tre libri. Blavatsky simbolicamente è una sfera senza circonferenza, è la legge unica che dà impulso alle leggi manifeste, eterne ed immutabili nell'ambito di questa legge. Domanda. Credete voi teosofi nella preghiera e pregate? Blavatsky, no. Noi operiamo invece di pregare. Mazza, ragazzi. Domanda, ma non offrite preghiera nemmeno al principio assoluto? Blavatsky, e perché lo dovremmo? Siamo persone molto occupate e non possiamo perdere tempo nell'indirizzare preghiere verbali ad una pura astrazione. Domanda. Allora non credete nell'efficacia della preghiera? Blavatsky. Non alla preghiera insegnata con tante parole ed esteriormente ripetuta. Se per preghiera intendete la petizione esterna ad un Dio sconosciuto, come fu inaugurata dagli ebrei e popolarizzata dai farisei. Vi è dunque qualche altro genere di preghiera, chiedo io. Blavatsky. Certamente. Vi è quella che noi chiamiamo preghiera di volontà e che è piuttosto un comando interno che una petizione, una richiesta. Domanda. A chi vi rivolgete quando pregate in tal modo? Blavatsky. Al Padre nostro nei cieli, nel senso esoterico, quello che è nel segreto, e non ad un Dio extracosmico e quindi finito. E questo Padre è nell'uomo stesso. Questo Padre nostro nei cieli è nell'uomo stesso. Domanda. Voi fate allora dell'uomo un Dio? Blavatsky. Prego. Devi dire Dio e non un Dio. Per noi
L'uomo interiore è il solo Dio di cui possiamo avere conoscenza. Ragazzi, applausi, applausi, applausi. Noi chiamiamo il Padre nostro nei cieli quell'essenza deificata di cui abbiamo conoscenza entro di noi, nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, e che non ha nulla a che fare con la concezione antropomorfica che possiamo formarci nel nostro cervello fisico o nella nostra immaginazione. L'intensità delle nostre ardenti aspirazioni cambia la preghiera in una specie di pietra filosofale, ossia in ciò che trasforma il piombo in oro puro. Solo questa nostra essenza omogenea, il nostro potere della volontà, diventa la forza attiva o creativa che produce effetti secondo i nostri desideri. Domanda. Intendete dire che la preghiera è un processo occulto che apporta risultati fisici? Blavatsky, sicuramente. Il potere della volontà diventa un potere vivente. Domanda. Carissima Elena, ora ti farò l'ultima domanda, facile, facile. Mi puoi dire cosa sono, secondo i vostri insegnamenti, Dio, l'anima e l'uomo? Blavatsky. Dio, l'anima e l'uomo, eh? Blavatsky. Nella loro origine e nell'eternità, i tre, come l'universo, e tutto quello che esso contiene sono uno con l'unità assoluta, l'inconoscibile essenza divina. Noi non crediamo in una creazione, ma nelle apparizioni periodiche consecutive dell'universo, dal piano soggettivo al piano oggettivo dell'esistenza, ad intervalli regolari di tempo che abbracciano periodi di immensa durata. Prendiamo l'esempio dell'anno solare e poi delle due metà di quest'anno, ciascuna delle quali produce un giorno o una notte della durata di 6 mesi al Polo Nord. Come il Sole sorge ogni mattina sul nostro orizzonte oggettivo, così l'universo emerge periodicamente sul piano oggettivo da quello soggettivo, che sta ai suoi antipodi. Tale è il ciclo della vita. E come il Sole scompare dal nostro orizzonte, così l'universo scompare a periodi regolari allorché sopravviene la notte universale. Gli Hindu chiamano questo alternarsi i giorni e le notti di Brahma, oppure Manvantara e Pralaya. Pralaya, semplificando, vuol dire dissolvimento. Gli occidentali, se lo preferiscono, possono chiamarli i giorni e le notti universali. Durante queste ultime notti tutto è in tutto. Ogni atomo si è risolto nell'omogeneità una. Ragazzi. Terminerei qui perché la domanda successiva è interessante e sarà: ma chi crea l'universo ogni volta? Mannaggia, non potrebbe distrarsi ogni tanto? Bene, rimando alla prossima, numero 9, e ricordo che per chi vuole avere circa 12 minuti di rilassamento, una boccata di musica e parole, musica di Capitanata, parole di Alberto Lori, segue la carica dei 12.555,
il passaporto per uno stato di benessere psicofisico, una buona abitudine per chi ci riesce. Alla prossima! Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io.
più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce.
dalla morte, conducimi all'immortalità.